shot here in my arm. It does no good, it does me harm. Fantastic paralytic confusion. Bentornati in studio qui a Strychnine, negli studi di Bari Rock City. Eccoci di nuovo in studio con la presenza virtuale e la voce di Mike. Abbiamo appena ascoltato City of People e Paralytic Confusion dei Cannibals, due esempi fondanti, diciamo così, del thrash rock, particolarmente Paralytic Confusion, una specie di smokestack lightning di Howling Wolf sotto l'effetto dell'acido, forse potremmo dire. E ora chiediamo a Mike qualcosa di più specifico riguardante il suo ruolo di organizzatore di concerti e di animatore della cosiddetta scena trash di Londra. E in particolare gli chiedo: nei primi anni '80 diventasti il promoter per alcuni locali di Londra come il Garage e organizzasti concerti con altri gruppi, anche di altri gruppi trash come Milkshakes, Prisoners e Stingrays. Cosa ricordi di quella scena? Trovai un paio di locali che mi consentirono di organizzare concerti di questi gruppi. E all'epoca tutta la scena trash era molto popolare, molto seguita, riuscivamo a portare 300-400 persone a concerto. Riuscivamo a fare il tutto esaurito a Dingswall, un locale storico di Londra che poteva contenere 350 persone. Veniva un sacco di gente ai concerti, c'era moltissima gente interessata al movimento trash. Ci fu persino un documentario televisivo sui gruppi trash, non ricordo come si chiamava, ma noi non fummo invitati a partecipare perché fu organizzato dalla Chiswick Records. Ma noi non eravamo più con loro e ci ignorarono completamente. E quindi nel documentario ci furono gruppi come Milkshakes, Prisoners, i Tall Boys, non ricordo chi altro, ma noi venimmo completamente ignorati. I giornali ci ignorano più o meno completamente, la televisione ci ignorò e questo fu un peccato. E ora cosa mi fa piangere?
Ora dopo le parole di Mike, insomma, con questo pianto, diciamo, ironico per così dire, ascoltiamoci due esempi stratosferici di trash rock e vediamo che cosa effettivamente era ignorato dalla stampa inglese. Ci ascoltiamo Pills da The Breast of the Cannibals. Attenzione, The Breast, non The Best, ma The Breast of the Cannibals, quindi il petto o la tetta dei Cannibals, uscito nel 95. E ci ascoltiamo anche My Girl, che è un inedito qui a Strychnine Cannibals.
Rieccoci in studio, bentornati dopo Pills e My Girl. In poche parole, Garage is Trash, come ci dice Mike su una t-shirt che vedremo tra poco, che avrete visto nel banner in una sua foto. Parliamo proprio di Garage e Trash e chiedo a Mike, lo so che stiamo parlando solo di etichette di generi che però appunto piacciono alla gente, ma per te che differenza c'è tra Trash e Garage, se c'è effettivamente una differenza, oppure sono due lati della stessa medaglia, particolarmente negli anni 80 quando ci fu il revival Garage? Per me i gruppi Garage sono quei gruppi che volevano assomigliare in tutto e per tutto, nel suono e nell'aspetto, ai gruppi Garage degli anni 60. Erano delle copie, dei cloni che magari indossavano gli stessi vestiti, suonavano gli stessi strumenti, che avevano lo stesso stile nel suonare, che cercavano di riprodurre la stessa musica nota per nota. A volte c'erano dei gruppi originali come Crawdaddies, Chesterfield Kings, che suonavano anche pezzi propri. They would be more garage bands. I gruppi trash invece erano gruppi che suonavano soprattutto pezzi originali e li suonavano in un modo che era molto originale, molto basic, erano quasi come il punk ma con strutture di canzone molto differenti. E senza il modo di vestire punk erano comunque molto simili al punk nel sound. La musica era una combinazione di canzoni garage ma suonate in uno stile più originale di come le suonano i gruppi garage. Non chiameresti mai i Fatstones un gruppo trash perché non suonano con la stessa mancanza di rispetto verso la musica originale mostrata invece dai gruppi trash. In altre parole, i gruppi trash suonavano con nessun rispetto verso il modo in cui suonavano. Andavi a un concerto di un gruppo trash e ti piacevano perché suonavano i pezzi garage senza rispetto, non si preoccupavano di suonare i classici garage nota per nota. I gruppi trash suonavano in maniera selvaggia e senza inibizioni. In effetti i Cannibals hanno la setlist tuttora, tutt'oggi, piena di cover garage punk.